Buongiorno cari amici di Real Team TV, oggi abbiamo un ospite, un grande, graditissimo ospite, sto parlando di Klaus Aboldi Bellavitis, che è soprattutto un musicista, un jazzista, un direttore d'orchestra, un cantante abituato ai Blue Note in genere, per dirci. Quindi buongiorno Klaus e benvenuto alla nostra trasmissione. Ciao a tutti, grazie infinite, è davvero un piacere essere qua con voi. Ecco, saluto subito la nostra splendida Giusy che entrerà subito in trasmissione anche lei. Buongiorno Giusy, benvenuta. Buongiorno direttore, grazie. Benvenuto Klaus, sono davvero felicissima e onorata di averti qui con noi. Grazie a te, e possiamo dire che c'è stata una persona importante che ha fatto un po' da trait-d'union, che è la tua mamma, che mi conosce da un po' di tempo, che mi sopporta, che viene ai miei concerti e quindi ha testato, no, di, con prima mano, la noiosità dei miei concerti. Ma non direi, non mi risulta, perché come ha testato lei abbiamo testato noi e non è assolutamente quello l'aggettivo giusto. Direi che insomma sei un maestro, un artista davvero poliedrico, poi insomma raffinato, di fama internazionale, un cantante, un crooner, un pianista, un compositore, un arrangiatore, un direttore d'orchestra, e sei anche il nostro amatissimo conte, quindi siamo felicissimi di averti qui. Senti, sei stato il primo italiano, Klaus, a laurearsi alla Berklee College di Boston nel 1988, quindi già da lì parte una grande storia di studio, di talento e davvero delle esperienze anche importanti. Sei stato spesso nominato un po' il Bart Bacharach italiano, so che insomma hai anche conosciuto il maestro, quindi insomma davvero una storia bella, importante, piena di emozioni e di esperienze, immagino. Ma proprio da questa esperienza, da questa arte, questa musica che poi fa parte della tua vita, quali sono le più importanti emozioni che ancora ti regala e quelle che tu invece vuoi trasmettere al pubblico? Perché al di là dell'arte e del talento ci deve essere proprio anche la possibilità, la bravura di saper trasmettere. Questa è una domanda straordinaria, e riuscire a raccontare non solo la vita, le cose belle nel mio piccolino, credo di avere scritto dei testi davvero molto particolari, anche un po' vaudevilliani, no? Vaudeville era, sapete, la musica vaudeville, la voce della città, per cui raccontare un contesto urbano come un contesto interiore. Quindi le mie musiche parlano di pace, di arte, di quanto l'arte sia a volte pericolosa. Io ogni tanto dico provocatoriamente: se impari un'arte troppo tardi per metterla da parte. È arrivato anche a essere molto ironica, tant'è vero che troverete un brano che si chiama È morto Klaus Bellavitis. Il mio produttore ha voluto mettere morto KB perché pensava fosse troppo forte, ma vi assicuro è molto ridicola, è molto simpatica, ironica. È arrivato a scrivere che volevo inventare un nuovo sport olimpionico, che anziché sostituire il tiro al piccione, fare il tiro alla suocera, perché avevo un momento particolarmente contrastato con la suocera, si chiama Save the Pigeon and Shoot at the Mother-in-Law, ha avuto un pochino di premi, cioè sono davvero tanti temi. Uno di questi temi è anche stato la speranza di poter risolvere con una canzone questa guerra terribile. Se andate a cercare il video, Un'altra guerra non la voglio, è un'iniziativa che nasce in italiano e propone a qualunque persona voglia ascoltare questo brano di tirarsi giù la base, cambiare le parole e tradurre questo testo in russo, in ucraino, in tedesco, in francese, in giapponese. Adesso l'ho messo su da poco, però presumo che 4-5 traduzioni di questo brano. Quindi io vorrei trasmettere questo tipo di stato d'animo, di tutto un po', ma soprattutto questa sorta di pace, di calma e di bellezza, insomma.
Senti, attraverso la musica tu hai fatto anche cose importantissime, una musica appunto come fatto sociale, una musica per aiutare, sei stato nominato ambasciatore dei diritti umani nel 2018 anche per i concerti che hai organizzato ad Amatrice, ricordiamo, per i terremotati. Una nomina che insomma credo ti faccia particolarmente felice, una cosa davvero bellissima. Qual è appunto il meccanismo più nobile dell'arte, quando l'arte incontra quello che è appunto cause di questo tipo? Assolutamente, sì, ne sono abbastanza orgoglioso perché ancora oggi mi scrivono le 77 famiglie alla quale ho donato 1000 euro ciascuno. Quindi calcolo semplice, 77.000 euro che avevo raccolto, e ci tengo a ricordare, non tramite associazioni o altro, io come privato, e quindi ho questo attestato di stima dall'ex sindaco di Amatrice Sergio Pierozzi, dove dice: abbiamo avuto il mondo dell'associazionismo che è stato straordinario, ma come privato c'è stato solamente Klaus, e questo sono molto contento. Aggiungo una frase che è mia e mi piace sempre dirla, quando, parafrasando un po' quello che tu hai detto dell'arte, ecco, quando l'arte non solo il motore più nobile dell'arte non è solo quando tu tocchi i sentimenti del bello, dell'amore, del volersi bene, ma quando riesci a trasformare in bellezza anche il dolore, ecco lì forse stai toccando un motore più nobile, il motore più nobile in assoluto dell'arte. Questa è la mia opinione. Sono d'accordo. Ecco, ricordiamo anche lo sforzo per questi concerti, perché comunque hai fatto tutto da solo, come hai appena detto, ti sei trovato anche un po' con una diffidenza iniziale, non è stato semplice. Sei partito da un concerto e poi le cose si sono unite, si sono costruite pian piano, quindi è stata una cosa anche complicata che poteva insomma scoraggiare un po', e invece tu sei riuscito in questa meravigliosa impresa, quindi non è stato semplice, però credo che la soddisfazione forse alla fine è stata doppia per questo motivo. Guardate, che sia stato difficile, sì, non posso negarlo, è stato pesantissimo. La mia ex moglie mi disse che stavo per subire mi sta venuto un tracollo nervoso, psicologico, cardiaco, ma la cosa più terrificante è stata quando, preso il mio camper con il cineoperatore che mi ha seguito, siamo venuti giù ad Amatrice e ci siamo presi un bel 6.2, no, un 5.8 di shakerata, perché ci sono stati, mi sembra, 20.000 altre scosse dopo il 24 di agosto, e appunto ancora il 29 di ottobre è venuto giù. L'unico posto rimasto ancora, l'unico posto che si poteva ospitare, dove due giorni prima avevamo fatto il concerto, quindi per due giorni l'abbiamo veramente scampata bella. Ma la cosa straordinaria e straordinariamente difficile era, con questi 77.000 euro in mano, non sapevamo a chi darli. Eravamo disperati, siamo venuti subito, sprombattuto. Allora, signor sindaco, mi dica la lista di 77 persone a cui darlo. E fa: oh, ma che sei impazzito, perché? E come faccio a darti una lista di 77? E il 78esimo cosa mi viene di? A fa: vai a parlare con Don Savino. Vado a parlare con Don Savino, e ovviamente il parroco di Amatrice, e Don Savino, che per lo shock gli era andata via la voce, parlava così, non si chiede, cioè anche in intervista è straordinario, spero che l'abbia ripreso, mi fa lo stesso, dà la stessa risposta: ma sei impazzito, noi come facciamo a darti? Beh, è difficile effettivamente fare questa scelta. E sai come me la son cavata? Siamo andati a 10 km a Monreale, dove anche lì c'era stato, e mi viene l'idea di chiamare le cassiere del Simpli. Un Simpli era crollato, mentre questo supermarket è rimasto abbastanza in piedi, e chiediamo a queste tre ragazze, che sanno tutto, perché lì non sono come da noi a Milano, no, le cassiere, lì sapevano tutto, ciao, come stai, i tuoi figli, allora, quindi loro conoscevano a memoria tutte le situazioni, alle più serene, e ci hanno fatto loro una lista di 77
famiglie le più colpite, e da lì abbiamo cominciato a chiamare, non trovavamo perché volevamo far venire al concerto, alla fine abbiamo dato 1.000 euro ciascuno. Ok, ci tenevo a contare, mi hai chiesto, ti ho detto. Certo, assolutamente. Senti, tra l'altro voglio sottolineare, l'impresa era ancora più difficile perché parlando di un tipo di musica, parliamo di jazz, parliamo di questa musica qui, non è un mistero, si fa un po' più fatica in Italia perché ancora oggi questo genere è un po' meno, tra virgolette dico, popolare, nel senso che appunto si fa un po' più fatica. Sei riuscito a conquistarli anche così? Allora, cito subito una delle frasi che noi jazzisti conosciamo, penso sia apocrifa, perché qualcuno dice l'ha detta Miles Davis, ma non è vero, e cioè che il jazz è come una scoreggia, piace solo a chi la fa. Quindi nel mio piccolino ho cercato di fare un genere più swing, più pop. Poi nel mio piccolo, quando per esempio facevo lo spettacolo a Las Vegas prima del Covid, che si chiamava Jazz and Magic, io riuscivo ad unire qualcosa di altamente intrattenente come la magia, perché io credo di essere l'unico jazzista illusionista al mondo, e quindi unendo anche poi dei pezzi swing popolari alla Frank Sinatra. Certo, sono nato con un pochino di jazz dietro, perché lì non riesco a non mettercelo, ecco, è diventato uno spettacolo che non è nazional popolare, ma nel mio piccolino, i miei bei sold out al Palms Casino, sono riuscito a farli, insomma. Quindi ho trovato questa formula, così come i miei spettacoli teatrali, tipo il Teladoi, cos'è che era? Il jazz non paga. Ecco, il jazz non paga è stato un format simpatico perché univo in otto scenette, siparietti, il jazz, la matematica, il jazz, la politica, il jazz, il sesso, il jazz, la magia, il jazz, adesso non mi ricordo neanche più, era tutto in maniera ironica, quindi col Caba Jazz, no? Come mi è venuto di chiamarlo, ho trovato un modo molto leggero, brillante di far digerire un'orettina di jazz, e devo dire che ho un pubblico che mi segue molto interessato. Quindi. Senti, invece so che da settembre comincerai a insegnare, ho visto al Borgo della Musica, quindi sarai impegnato anche nell'insegnamento. Sì, lì ci sono altre tre scuole in cui andrò, ma c'è un motivo, perché a parte diventare un po' vecchietto, che vado per i miei 60 quest'estate, quindi basta girare troppo qui e là con i tour, anche se quest'estate sarò in tour in Sicilia, ho bisogno di materiale umano artistico fresco, perché sto cercando di importare in Italia un spettacolo di Las Vegas che si chiama Las Vegas Composer Showcase, fondato da Keith Thompson, dove ho partecipato, e sto cercando di portarlo in Italia perché non esiste nulla del genere, e sto cercando investitori. Anzi, se tu ci avessi un bel 100.000 euro lì così. Vabbè, insomma, adesso guardo un attimo se di lato qui nel cassetto li ho un attimo, se li ho lasciati lì ieri, giusto per capire, però ti telefono casomai. Volentieri, partecipo volentieri, assolutamente. Senti Klaus, tra tutte queste cose bellissime che hai fatto, tu ci regali anche un libro, perché hai anche scritto un libro, Il Conte. Vogliamo dire qualcosa di questo libro? Guarda, lo sapevo, la tua mamma mi ha detto che tu sei una ragazza straordinaria, una giornalista curiosa, che va... Sono curiosa come tutti i giornalisti, quello sì, è vero. Allora, il libro Il Conte, pubblicato da Arminio Editore, che è stato definito l'editore coraggioso perché tratta principalmente di casi anche di mafia. È andato a presentare il caso di Gianluca Manca e lo ha presentato in Senato, e se chi ricorda questo omicidio efferato avvenuto qui a poche centinaia di metri, cioè scusate, perché Gianluca, questo chirurgo, abitava a poche centinaia di metri da casa mia,
lui aveva curato Provenzano senza saperlo, dopodiché è stato ucciso perché qualcuno dice che stava per riconoscerlo. Ecco, il mio libro, che parla anche il mio di una storia di mala nobiltà, è stato premiato assieme a questo libro su Gianluca Manca e quello di Gerardo Colombo, l'ex PM di Mani Pulite. Ed è stato bello perché al Book City Milano Festival del Libro del 2015 c'era questa rassegna che si chiamava A Spasso con la Legalità, e solo in tre, noi tre abbiamo vinto, l'abbiamo presentato, c'era l'assessore alla cultura del Corno, ha avuto insomma un pochino di successi, ha avuto un po' di ristampe, il mio libro che purtroppo tratta della mia autobiografia subita, sofferta e veramente allucinante, scandalosa, oggi sta diventando, se tutto va bene, un documentario prodotto dalla Ring Film, una casa di produzione romana che è già venuto a fare un po' di interviste non solamente a me ma al maresciallo capo Pietro Tizzani, che è stato il carabiniere che ha arrestato il cattivone della storia, che purtroppo è mio fratello. Ha fatto un'intervista anche con la PM di allora, che aveva chiesto il suo arresto, aveva ottenuto una condanna a 8 anni e 3 mesi per associazione delinquere, e il libro racconta tutta questa meravigliosa vicenda familiare che purtroppo subisco ancora oggi, ma sono, ho le spalle molto larghe e quindi cerco di resistere in qualche modo. E noi speriamo, insomma, che anche questi tuoi chiaramente dolori, dispiaceri possano presto, insomma, essere tra virgolette lasciati alle spalle o comunque messi in un angolo per poter un po' andare avanti e voltare pagina. Comunque consiglio ai nostri amici a casa anche la lettura di questo libro, perché c'è dentro tanta verità, cuore, emozione che tu hai chiaramente riversato attraverso la tua penna di quello che è questa storia così drammatica e sofferta. Però abbiamo parlato tanto, appunto, ambasciatore dei diritti umani, del cuore, di tutte le cose meravigliose che fai, so che questo l'hai preso dal tuo papà, dal cuore del tuo papà, e quindi mi piace ricordare, visto che parliamo di famiglia, di questo tuo papà, insomma, così importante, che ti ha lasciato questo, insomma, testimone, no? Di cuore, di aiuto e di emozioni. So che, insomma, il tuo papà faceva tanto, era un imprenditore filantropo che, insomma, gli ospedali in Perù poi purtroppo non completati perché lui è scomparso, però, insomma, voglio creare questo bel ricordo di famiglia, perché c'è anche questo, giusto Klaus, dai? Posso fare un cameo pubblicitario? Certo, vai. Cari, non so, artisti, personalità della, venite a farvi intervistare da questa ragazza. Non le ho detto niente, ha studiato tutto lei ed è meraviglioso farsi scavare, sviscerare le cose che questa ragazza straordinaria snocciola con questa disinvoltura e questo meraviglioso sorriso. Sì, il mio papà, che è mancato quando avevo 13 anni, allora aveva appena concluso questo contratto di 40 milioni di dollari per la costruzione di 27 ospedali in Perù. Purtroppo ci fu nell'operazione, non so, tu ovviamente non eri ancora nata, l'operazione Condor, che stava cercando di contenere, tu pensa alla storia, l'avanzata del comunismo vicino all'America. L'America non lo poté accettare e, come sua allora abitudine, fece che la CIA facesse cambiare regime, facendo andare sopra il regime autoritario, spesso quello dei generali dell'esercito. A questo punto il fenomeno dei desaparecidos, perché il regime precedente vengono presi, non ricordiamo, mio padre probabilmente è stato uno dei 25 dei 150.000 desaparecidos ufficiali in loco, 25 desaparecidos fuori
dall'America Latina, perché lui è stato probabilmente assassinato da sicuramente due sicari peruviani, perché chi aveva fatto questo delitto efferato sull'autostrada era peruviano, e sicuramente mandati dal Fernando Bermudez, che era il presidente ex generale, il presidente dittatore che aveva ottenuto il modo di fare il golpe nel 76, l'anno dopo che mio padre appunto aveva siglato questo contratto. Quindi questa è un pochino la sua storia, e un po' viene, se qualcuno ha voglia di, senza comprare il libro che gli fa fatica, cerchi Klaus Bellavitis, metta Il Conte e metta Book Trailer, così che vede un pochino il prodromo di questa storia, che è mancato lui, è mancata una figura paterna che ha tenuto le redini anche di una persona che poi è diventato quello che è diventato, e la cronaca nera lo attesta come tale. Quindi ecco, questa scomparsa ha determinato tutto, premette, questo disastro catastrofico familiare. Esatto. Senti Klaus, io ti ringrazio infinitamente per essere stato con noi, è stato un piacere immenso, ti ringrazio, sono onorata per i complimenti, sono davvero felice di aver condiviso queste emozioni con te, con il nostro pubblico. Invito anche i nostri amici a casa ovviamente a seguirti per tutte le novità che ci saranno, gli eventi, tu hai comunque un sito, comunque si può seguire anche attraverso i social per venire chiaramente a vedere i tuoi spettacoli dal vivo. Sì. Se qualcuno ha piacere, poiché sto diventando un po' vecchietto e pigro, vada su Spotify, lì ci sono 20, mi pare, 20 o 22 album, ne avete di tutti i gusti. Io consiglio Pantarei, che ovviamente è un lavoro a cui sono molto attaccato, consiglio Jazz for Sale, che è stato il primo registrato a Las Vegas con musicisti come Walter Blanton, che ha lavorato 15 anni con Frank Sinatra, 4 anni con Elvis Presley, 5 con Jackson Brown, troverete tutto. E un altro progetto è My Father's Smile, dedicato, cioè il sorriso di mio padre, quindi un lavoro orchestrale carino. Buon ascolto, questo è importante. Grazie, grazie davvero per Latin TV, Klaus Savoldi Bellavitis. Grazie, grazie mille. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao, grazie.